questo luogo il 17 febbraio 1600, anno del Signore, evidentemente 1600, è stato sacrificato uno degli uomini più grandi, uno dei pensatori più grandi della storia dell'umanità, Giordano Bruno. Non a caso, l'abbiamo detto più di una volta, non a caso dava molto fastidio al potere costituito, perché la faccenda è proprio questa. Il fastidio non era tanto dovuto all'entità del pensiero, alla grandezza del pensiero, ma alla potenza del pensiero che si stava elaborando e stava emergendo in alternativa a una dottrina sempre più ristretta, sempre più ossessiva, sempre più priva di spiritualità, come è stata appunto la situazione della Chiesa, o per meglio dire dell'autorità cosiddetta ecclesiastica, in realtà del potere della casta sacerdotale, in un momento particolare, perché ovviamente 1500 siamo alla fine di una grande epoca estremamente rivoluzionaria e c'è poco da fare. Il fastidio era tanto, la necessità di salvaguardare il proprio potere. Ecco qui la luna in cielo che ci guarda e siamo qua. Parla pure. Urbi et orbi. Parlerò. Sempre, sempre. Agli orbi soprattutto. Anche ai ciecati. Anche ai ciecati. Beh, siamo qui in questa splendida piazza. Una delle più belle del mondo, oltretutto. Si chiama Campo dei Fiori perché aveva una funzione ben precisa anche in epoca medievale. Ma la cosa importante non è tanto il nome della piazza quanto quello che è successo in questa piazza in più occasioni, perché qui c'era la pubblica gogna e c'era il patibolo per lunghissimi secoli, dove venivano condannati, diciamo, tutti, in particolare buona parte degli eretici o presunti tali, condannati dal Sant'Uffizio. O presunti tali. Uno dei più importanti, se non il più importante in assoluto, dei giustiziati qui in questa piazza è stato Giordano Bruno da Nola, il quale detto il Nolano. Detto il Nolano, appunto, qui abbiamo il ristorante che ha preso il nome da lui, appunto, il quale, nato da famiglia regolare. Regolare ufficialmente conviventi, uomo e donna, di media borghesia, in quanto il padre era alfiere, e, diciamo, abbastanza benestante. Poi però nel corso dei primi anni lui manifestò immediatamente una grande volontà di conoscenza e di curiosità per qualunque tipo di cultura, di studio, e tant'è che appena 14enne fu avviato alla carriera ecclesiastica e fu accolto dai domenicani, che era l'ordine, diciamo, deputato allo studio, alla contemplazione e quant'altro. No, ma diciamo pure proprio allo studio. Allo studio, alla ricerca, sì. Certo. E allora lui lì non era un ordine ascetico, si infiltrò, era un ordine di filosofi, assolutamente, teologi in particolare, e lui lì si infiltrò e si, diciamo, fece ben volere fin dall'inizio, anche perché le sue capacità erano veramente notevoli, e fece tutta la carriera clericale fino a diventare uno dei più importanti elementi
della sua abbazia, diciamo, ecco, del suo convento. Diciamo però poi conscio della incapacità di poter poi proseguire nei suoi rudimenti e nelle sue ricerche, incominciò a vagare anche un po' all'esterno, per cui gradualmente incominciò a mettersi troppo in vista in un contesto in cui l'invidia era veramente tanta. E quindi lui da allora fu succube e poi anche predestinato alla morte dell'invidia. E quindi lui poi, conscio di questa sua limitazione, volendo volare alto, incominciò a viaggiare anche per incominciare a sottrarsi a delle indagini sulle sue ricerche effettive, perché le sue ricerche l'avevano portato a delle consapevolezze che non erano molto in linea con la dottrina dell'epoca. Ricordiamoci che siamo nel periodo del Concilio di Trento, anzi dei concili di Trento e della diaspora della Chiesa inglese e della Chiesa calvinista e della Chiesa luterana. Quindi è un discorso di ampio respiro che viene coinvolto in un momento critico esattamente come oggi siamo qua, in questo momento storico attuale, più o meno paragonabile a quel periodo storico lì. E in questo periodo infatti si sentono le più strane voci, dicerie, ho sentito prima qualcuno che parlava dei luciferiani, non dei rettiliani, un altro si parlava dei luciferiani, adesso si parla dei rettiliani, che non si sa bene che cazzo siano, però ognuno suona bene, dà senso dell'ignoto, no? E quindi va bene. È come negazionista. Che cazzo significa? In questo caso. No, io vorrei capire, un filosofo che andasse ad analizzare un termine del genere dice semplicemente che solo un povero demente, una beba umana può aver ideato un concetto della negazione dell'essenza. Cioè come cazzo fai a dimostrare la negazione di qualcosa? Certamente. È una follia di concettuale, di postulato proprio. Allora, per tornare al caro amico e abate e anche accompagnatore nella nostra ricerca della verità, che si chiama Giordano Bruno, lui fece esattamente quello che fanno tutti, cioè un viaggio nel tempo, o il suo tempo lo ha dedicato al viaggio esterno ed interiore, esteriore ed interiore, e cioè ad un certo punto ha visto la possibilità di avere nuove conoscenze attraverso lo studio di altre discipline, di altri mondi, di altre culture, eccetera, e ha incominciato prima ad andare a Roma, poi inviso al potere anche lì ha dovuto vagare in giro per l'Italia finché poi ha portato in Francia alla corte di Enrico III, dopodiché Enrico III in difficoltà lo ha indirizzato dei suoi amici in Inghilterra, dove anche lì è stato, è andato via, è tornato. Ha anche scritto delle opere pregevoli in Inghilterra, ricordiamo. Ma soprattutto una cosa che viene poco rammentata è che molto probabilmente lui e Shakespeare erano entrati in confidenza, e molte delle commedie di Shakespeare sono ispirate a fatti che ravvisano concetti espressi particolarmente, appunto, in particolare da Giordano Bruno. Ma guarda, possiamo dire che anche le non moltissime commedie scritte da Giordano Bruno non hanno assolutamente nulla che invidiare a quelle, alle tragedie di Shakespeare. Assolutamente. Infatti è molto probabile che ci sia stata una integrazione, una fusione fra le due menti, fra le due conoscenze, eccetera.
Quindi lui ha insegnato a Oxford, ha insegnato poi da altre parti anche in Inghilterra, è tornato poi in Francia, è ritornato in Inghilterra, poi ha cominciato a peregrinare nel mondo tedesco, in varie università, da Mainz a Worms, nelle quali esprimeva il suo pensiero. Assolutamente, molte, non andava certo e in molte, e in molte di queste è stato accolto eccezionalmente bene, perché ormai la sua fama lo precedeva veramente. Certamente. Fino a che poi è andato in giro anche in centro Europa, un po' di qua, un po' di là, e alla fine consigliato malamente dai suoi editori a in una adesso città, non mi ricordo, del dai sud della Germania, a Francoforte, tedeschi. No, a Francoforte, dai suoi editori a Francoforte, a un certo punto, un bel nome questo qui. A un certo punto viene consigliato di andare, perché c'era stato il nobile Mocenigo, oddio, non mi ricordo, uno tra i tanti nobili di Venezia, che aveva letto un suo scritto, che qui adesso non mi ricordo, sulla più, memoria, che voleva sulla entrare memoria in contatto direttamente con lui, perché voleva avere lezioni per diciamo fare ginnastica di memoria, esattamente come aveva teorizzato Giordano, e era quindi un problema molto forte dell'epoca, assolutamente. Pico della Mirandola è di poco precedente, insomma. Esatto. E anche lui è morto in una maniera molto stranamente strana, appunto. Ma allora lui poi a un certo punto, consigliato dai suoi editori, va a Venezia, dove immediatamente entra in contrasto con questo Mocenigo, il quale, non contento di aver litigato con una persona di così grande spessore, lo denuncia di tutta una serie di reati che lui conosceva bene, perché conosceva le sue teorie. Per cui viene, possiamo dire che è il solito tranello di lor signori. Ma in questo caso, no, non credo, io penso lì c'entra soltanto l'invidia principalmente di questo essere meschino Mocenigo, che non a caso era derivante da quella dinastia di Doggi, no? Che sappiamo. E allora partecipe, non derivante, partecipe. Da lì incomincia la sua peregrinazione in giro per l'Italia, carceri varie, fino a che arriva a Roma, dove... Che non erano precisamente le carceri di oggi. No, direi di no. Per cui arriva a Roma e da lì comincia tutta la tribolazione, il tentativo di farlo ripudiare le sue teorie, come fecero anche con Galileo, rigettare tutte le... i suoi scritti, le sue filosofie e quant'altro, e a un certo punto era anche arrivato, poco prima della sua, diciamo, condanna definitiva, era anche arrivato a compromesso di rigettare alcune cose, certo. Tant'è che anche lui, ma capita sempre in certo, dopo 8 anni torturato sicuramente, anche semplicemente mi terrorizza soltanto l'idea di passarci una giornata in quelle carceri, certo. Diciamo, quindi, come stanno le e cose quindi immagino, umide, sporche, immagino un po' come pieni di cimici, pieni in che condizioni psicologiche era ridotto dopo anni di prigionia, e quindi prigionia e sicuramente anche di tortura, esatto. Psicologica sicuramente, sempre. Perché c'era diciamo, il tribunale inquisitore che sicuramente lo martellava pesantissimamente. E quindi a un certo punto, appunto, come è stato ricordato qui, l'8 febbraio del 1600 venne definitivamente condannato e poi il 17 giustiziato qui. È una persona di una apertura di mente assolutamente rivoluzionaria rispetto ai tempi, cioè le cose che lui diceva, per esempio a proposito della meccanica quantistica, è stata scoperta 40 anni fa, 50 anni fa, cioè cose che dette nel 1600 semplicemente sembravano follia. Ci posso credere che quei pidioti dell'epoca, che erano la massa pseudo pensante imperante, dominante, pensassero che lui fosse fuori di testa e comunque uno che andava a raccontare cazzate, perché andava contro
l'ortodossia certo. È proprio. Ma lui ha fatto suo le teorie copernicane, non ce lo scordiamo sì. mai, anche a livello scientifico, tutta una serie di concetti della geometria variabile e non più della geometria aristotelica, cioè tutta una serie di informazioni che veramente erano di una portata generazionale. Tant'è vero che la notizia della sua morte, che ovviamente arrivò con un variato ritardo in giro per l'Europa, soprattutto dell'Europa del Nord, gettò nello sgomento tutti i grandi pensatori dell'epoca, Copernico e compagnia cantante, i quali rimasero sgomenti del fatto che una forza negativa, diabolica, fosse riuscita a annullare quella grandissima mente, capito? Gettò veramente in uno sconforto terribile, in tutti. No, bisogna dire che Giordano Bruno, in conclusione, è stata una mente di un'apertura culturale nello spazio, nel tempo e anche nelle dimensioni, perché ha avuto interesse nella matematica, nella geometria, nella fisica, nella cosmologia, nella critica letteraria, nella produzione letteraria, poetica, filosofica, teologica, non lo so che cazzo devo dire di più, cioè una mente unica, un genio misconosciuto e anche dannato nella memoria dal potere temporale imperante che ha impedito la pubblicazione delle sue opere per 3 secoli successivi. Certamente, all'inizio del Novecento. E a tutt'oggi non è facile reperire le opere di Giordano Bruno, ancorché pubblicate. E con questo chiudiamo.